il posto delle parole per incontrare i festival, e quest'anno i festival li incontriamo come mai li abbiamo incontrati, perché li andiamo raccontando con grande nostro piacere, ed è un bellissimo impegno per quel poco che noi possiamo raccontare qui dal posto delle parole. E intanto abbiamo già raccontato in anticipo diversi appuntamenti del Festival del Classico a Torino, proprio in questi giorni, fino a domenica 20 ottobre al Circolo dei Lettori, e domani, sabato 19 ottobre, a mezzogiorno, ci sarà un argomento da sviscerare molto importante, difficile, e non sarà ovviamente sviscerato nella totalità, perché da che mondo è mondo si parla di questo e si parlerà sempre, ovvero della parola verità. Ma domani la verità salirà al potere. Maurizio Ferrera, buonasera. Buonasera a voi. E grazie per essere insieme con noi qui nel posto delle parole, per anticiparci alcuni argomenti che lei, insieme con la filosofa Franca D'Agostini, racconterà nella giornata, nella mattinata di domani alle ore 12. La verità al potere. Ecco, sembrano due parole che non possono stare insieme nella realtà. La verità al potere. Riuscirà mai la verità ad arrivare al potere? Guardi, in realtà la verità è sempre al potere, nel senso che, in particolare in democrazia, più che i singoli leader che parlano con i singoli elettori, la comunicazione avviene tra ciò che gli uni e gli altri pensano e per lo più ritengono di essere vero. Dunque, la verità, intesa come quella funzione concettuale che noi usiamo per connettere il nostro linguaggio al mondo, è inevitabile in qualsiasi forma di comunicazione. Naturalmente, in alcune forme di comunicazione, il concetto di verità, cioè questa funzione che noi usiamo nel nostro cervello per connettere il nostro linguaggio al mondo, può fallire, o perché la connessione, diciamo, viene sospesa, o viene deliberatamente sospesa, e quando si nasconde la verità in maniera deliberata e si dicono falsità, oppure perché non si sa come far funzionare bene questo concetto, questa funzione, e quindi diciamo delle mezze verità, diciamo delle mezze falsità, non sappiamo come collegare il nostro linguaggio, con quali criteri, alle cose come stanno, come diceva Platone. E allora, se non sappiamo collegare le parole che diventano linguaggio, che diventano possibilmente verità, qui c'è veramente un allenamento da mettere in atto, no? E dobbiamo allenarci alla parola della verità. Adesso non sto dicendo che dobbiamo diventare dei parresiastes, però... No, certo. La nostra proposta, quella che noi formuliamo nel libro, è quella di orientare la comunicazione in direzione aletica, dal concetto greco di aletheia, verità, appunto, attraverso una serie di incentivi che noi vorremmo veder incorporati da alcuni diritti che chiamiamo diritti aletici. Cioè diritti che, e doveri naturalmente, perché non esistono diritti senza doveri, che ci incentivino appunto a cercare la verità, a riconoscerla, a, come dire, coltivarla e soprattutto ad apprezzarla e a valorizzarla. Valorizzare e apprezzare la verità attraverso quello che lei diceva dei diritti aletici, però questi diritti... Il mio diritto coincide col dovere dell'altro e il mio dovere coincide col diritto dell'altro, no? È questa la catena, e forse è in queste parole, diritti e doveri, consiste anche un po' di rappresentanza della verità, Maurizio Ferrera. Ma direi di sì. Guardi, le faccio un esempio. Il nostro primo diritto è quello di essere messi nelle condizioni di cercare la verità. Che cosa vuol dire? Quando noi andiamo a scuola, per esempio, che è il momento in cui in genere apprendiamo o alleniamo una serie di competenze anche ad usare il linguaggio
e a ragionare, che poi ci portiamo dietro tutta la vita, dobbiamo appunto imparare ad essere curiosi, a non fermarci al, come dire, al primo indizio, a confrontarci tra di noi, a confrontarci soprattutto con le ricostruzioni della realtà che noi troviamo nei libri, noi troviamo soprattutto su internet, perché il grosso problema, noi la definiamo addirittura un'emergenza verità, è che la diffusione di internet, dei social media, a volte ci, come dire, ci soffoca di informazioni senza che noi abbiamo le competenze, le capacità per filtrare e per chiederci: ma qual è la base su cui questa affermazione, questa tesi, questo argomento viene formulato? Perché questo vuol dire ispirarsi all'ideale della aletheia. Ma allora perché, Maurizio Ferrera, noi siamo così approssimativi? Appunto perché non abbiamo, abbiamo un ethos che non è sufficientemente orientato all'utilizzo corretto della funzione verità. Non ce lo insegnano a scuola, la diffusione di questi nuovi mezzi della televisione, di fonti disparate che ci bombardano anche se noi non vogliamo, di tesi o di argomenti, compresi alcuni che sono platealmente infondati, come la Terra è piatta. Lei sa che esiste un movimento ormai mondiale che si chiama terrapiattismo. Ecco, com'è possibile che si possano diffondere delle falsità di questo genere? Perché non esercitiamo più correttamente, non sappiamo utilizzare correttamente la funzione V, noi la chiamiamo la funzione V, che significa poi in poche parole questo: quando noi siamo esposti a affermazioni intorno al mondo che sentiamo per la prima volta o che abbiamo sentito, ma che sulle quali è lecito e legittimo che noi dubitiamo, non facciamo la domanda giusta, e cioè: ma come fai a dire una cosa del genere? Su quali basi osservative ed empiriche tu stai dicendo queste cose? Vede, il concetto di verità non deve essere inteso in senso dogmatico. Questa cosa è vera in senso assoluto in ogni luogo e in ogni tempo. Non è la verità, l'assoluto. No, no, non è, no, assolutamente. Ossia, qualcuno la interpreta in questo modo come contenuto vero, ma non è certamente questa la nostra posizione. La nostra posizione è che la verità, intesa come concetto, intesa come funzione mentale, che noi attiviamo tutte le volte che parliamo del mondo, svolge una funzione scettica, come era nell'antica Grecia, quando è nata la filosofia. Il concetto di aletheia fu coniato, o meglio, divenne importante nella lingua greca proprio quando, nel V-IV secolo avanti Cristo, la democrazia ateniese scoprì di poter diventare una teatocrazia, come recita il titolo del nostro incontro di domani, cioè un palcoscenico dove sofisti e ideologi di varia natura potevano dire quello che volevano senza necessariamente giustificarlo soprattutto in base a qualche fondamento empirico, no? E quindi Platone dice: questa non è più democrazia, ma è teatocrazia. I cittadini sono seduti davanti a un palco in cui chiunque può dire qualche cosa, usando il famoso motto dei sofisti: ognuno ha la sua verità, l'uomo è la misura di tutte le cose, quindi io ho la misura mia personale, tu ne hai un'altra. Vince chi sa convincere, non chi dice il vero, non chi dice le cose come stanno. Questa è la posizione di Platone, ma poi anche di Aristotele. E va fino adesso, però questa posizione conferma questa proprio posizione, anche certo, la situazione. Certo che vale ancora oggi, però con una differenza: che mentre nell'antichità era possibile, come dire,
arrendersi alla teatocrazia, e rifiutare la democrazia, in quanto esposta al rischio di diventare una teocrazia, una teatrocrazia, mi scusi, oggi questo non è più possibile, perché si è democratizzata anche la conoscenza. Chiunque può aprire internet o andare sui social media e leggere o dire qualsiasi cosa. È come se tutti potessimo diventare da un momento all'altro dei demagoghi, pensando che l'unico scopo della nostra comunicazione sia quello di convincere gli altri. Tenga presente che la sfera politica poi ci va a nozze con questa attitudine, con questo atteggiamento, perché nella sfera politica conta il consenso, a volte il consenso conta ancora di più della risoluzione dei problemi. La risoluzione dei problemi, come dire, rimanda per necessità alla nozione di verità come la intendiamo noi. Se uno vuole costruire un ponte, oppure vuole disegnare una politica per il mercato del lavoro, non può fare a meno di essere veridico, cioè di dire le cose che si credono essere vere, perché altrimenti crolla il ponte, no? Oppure la politica del lavoro è totalmente inefficace. Però quando i politici sono in televisione e parlano di ponti, il ponte Morandi che si deve ricostruire, la TAV che si deve realizzare, perdono addirittura a volte l'interesse a usare correttamente il concetto di verità e quindi ad essere veridici, nella speranza di poter in questo modo, come facevano i demagoghi dell'Atene di Pericle o appena dopo, catturare il consenso degli uditori. Però io le vorrei porre una domanda, e mi scusi se è una domanda banale, Maurizio Ferrera. Ora, quando parliamo di verità e potere, noi alludiamo sempre alle istituzioni, ed è anche giusto per certi aspetti. Certo. Ma la parola verità e la parola potere, in queste due parole, nessuno si deve sentire escluso, perché tutti, chi più chi meno, abbiamo il potere. Se abbiamo il potere della parola, abbiamo quindi il potere della verità o di altra cosa che non è la verità. Quindi la verità e potere tocca tutti quanti. Questo credo che sia una cosa importante da sottolineare, perché noi nella nostra comodità, no? E poco fa ho detto nella nostra approssimazione, cerchiamo sempre di spostare ad altri la responsabilità, no? Ad altri i doveri, a noi i diritti. Sì, in realtà questa è una posizione, vogliamo metterla in questa maniera, è una posizione miope e insostenibile, perché non si possono avere diritti senza contropartite, no? Ma qualsiasi diritto, dal diritto al matrimonio con un partner dello stesso sesso, hai diritto ad avere una pensione, quando noi lo rivendichiamo o lo esercitiamo, imponiamo sempre e necessariamente dei doveri a qualcun altro. Nel caso della pensione ci sarà qualcuno che deve finanziarla, nel caso del matrimonio delle persone, di due persone dello stesso sesso, questo significa che i parenti di entrambi si vedranno limitati nelle attività che possono rivendicare, per esempio sul piano, ponga, della successione ereditaria. Cioè la società poggia e non può che poggiare su una costellazione di diritti e di doveri. Ed è importante, per mantenere la stabilità e soprattutto per stabilizzare le aspettative che ciascuno di noi ha rispetto a tutti gli altri e rispetto alle autorità di governo, che ci sia, che la comunicazione non scenda al di sotto di soglie minime di decenza aletica, come diciamo noi, cioè di un uso corretto di questa idea che ciò che io dico deve essere in qualche modo connesso alle cose come stanno. Poi ce l'hanno insegnato tutti i filosofi, o comunque la tradizione filosofica moderna, le cose come stanno non sono una roccia là fuori che io riesco a disvelare se mi metto gli occhiali giusti. No, in realtà la realtà è sfuggente, mobile. Una volta pensavamo che
la Terra fosse il centro dell'universo, poi ci sono state varie rivoluzioni e adesso sappiamo che non è così, ma ciò che sappiamo è sempre soggetto alla possibilità di cambiare, quindi io direi che la verità è un filtro tra ciò che noi diciamo, come noi usiamo il linguaggio, e il mondo esterno, che è indipendente da noi, ma che non si rivela necessariamente a noi in maniera piena e completa. Siamo sempre noi che dobbiamo costruirlo, e l'importante è costruirlo in base a dei criteri che possano essere, che sono condivisi fra tutti e che non, diciamo, non entrino poi in contraddizione con il patrimonio di conoscenze che noi sappiamo, soprattutto se dobbiamo risolvere dei problemi, come ho detto prima. La fisica è una scienza imperfetta, perché noi non sappiamo completamente come è fatto il mondo, però ne sappiamo abbastanza per far sì che un ponte non cada. E allora quando comunichiamo, per esempio, su come deve essere costruito un ponte, dobbiamo essere veridici, non possiamo permetterci di, come dire, scollegare in la nostra comunicazione, il nostro linguaggio e ciò che sappiamo della realtà e quindi ciò che crediamo essere vero. E questo vale anche per forme di comunicazione meno concrete, che riguardano persino i valori. C'è sempre un modo di usare il linguaggio, soprattutto il nostro pensiero, in modo, come diciamo noi, aletico, semmai almeno in maniera negativa. E cioè, se qualcuno, come dire, si prende posizione per un certo valore, giustizia, libertà, eguaglianza, riconoscimento, ce ne sono tanti, e occorre che noi non lo compriamo a scatola chiusa, ma che in spirito appunto aletico cerchiamo di comprendere quali sono le ragioni, comprese le ragioni osservative, che chi ci propone il tale o il tal'altro valore adduce a sostegno di quel valore stesso. Ed è sicuramente un argomento complesso, ma proprio perché complesso noi dobbiamo avere la capacità, ognuno, di mettersi dalla parte di chi ha un interesse o quantomeno la curiosità rispetto a questi argomenti, perché è già un modo di entrare nell'humus della parola e per entrare anche dentro la nostra vita. La verità al potere è il titolo dell'incontro di domani, sabato 19 ottobre alle 12 al Circolo dei Lettori di Torino, con la filosofa Franca D'Agostini e lo scienziato della politica Maurizio Ferrera. Come si sta a essere definito scienziato della politica? Lo scienziato della politica è colui che, servendosi della metodologia, del metodo delle scienze, e quindi osservazioni e spiegazioni che debbono essere fondate su una ricerca disciplinata di fatti e di eventi, si occupa di spiegare, di osservare, di spiegare la fenomenologia della politica, che cosa determina il comportamento elettorale, perché una politica pubblica è efficiente o efficace nel raggiungere i propri obiettivi e perché altri no, perché l'Unione Europea con le sue istituzioni e pratiche decisionali non ha saputo, in certi momenti cruciali dell'ultimo decennio, rispondere alle emergenze, dall'immigrazione alla crisi del debito sovrano. Tutte queste cose non avvengono per caso, possono essere analizzate, naturalmente raccogliendo dei dati precisi, possono essere analizzate con la logica della scienza, che è quella di trovare delle regolarità tra cause ed effetti. Prima di salutarci, Maurizio Ferrera, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Guardi, se glielo dico, molte persone si addormenterebbero. E perché mai? Il titolo è Ripensare Max Weber. Ripensare perché, Max Weber? Sì, perché è uno degli autori più interessanti della filosofia e delle scienze sociali novecentesche, che soprattutto nel nostro paese non è stato debitamente apprezzato, perché nella nostra cultura politica e nel nostro dibattito intellettuale era un po' considerato come l'anti-Marx, cioè
come l'autore che pensava che le idee fossero una delle forze trascinanti della storia del mondo e non le, diciamo, i rapporti di classe e quindi la struttura materiale, che era invece l'ipotesi di Marx. Quindi, rileggendo Weber, si possono capire molte cose anche della politica e anche sulla verità. Tra l'altro l'editore Donzelli, se non ricordo male, ha editato anche recentemente un libro dedicato a Max Weber, raccogliendo anche diversi saggi da lui scritti. Sì, in realtà sta facendo un'operazione meritoria Donzelli, perché sì. In Germania hanno appena completato una nuova edizione di tutta l'opera di Weber in tedesco, e Donzelli ha tradotto alcuni dei volumi, dei primi volumi di questa nuova edizione, in particolare tutti i saggi che compongono diciamo l'opera principale di Max Weber, che è Economia e Società, che, come forse alcuni ascoltatori sapranno, era stata in realtà scritta dalla moglie di Max Weber, da Marianne Weber, che lui morì nel 1920, quasi un secolo fa, avendo lasciato solo dei manoscritti, dei saggi, non aveva avuto tempo né modo di raccogliere tutto in forma sistematica. E questo hanno fatto invece i colleghi tedeschi con questa opera monumentale, che raccoglierà tutti gli scritti di Weber, diciamo liberandoli da questa vernice spesso imprecisa, incoerente, che aveva dato a queste opere la moglie Marianne. E prima di chiudere questa conversazione con Maurizio Ferrera, vorrei ricordare che l'incontro di domani al Circolo dei Lettori prende spunto, e non solo spunto, dal libro uscito da Einaudi, di libro di Franca D'Agostino e Maurizio Ferrera, La verità al potere, 6 diritti aletici. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Maurizio Ferrera. Grazie a voi. Buongiorno. Buona giornata.